Salve ragazzi, oggi facciamo un unboxing di una stufa a gas butano agli infrarossi. Marca Mercacaloro, ma queste sono scatole che vengono rimarcate esteriormente dall'importatore. Questi sono prodotti cinesi e sono per appunto quelle stufe portatili con le rotelle di sotto, come vedete nella figura, che alloggiano al loro interno una bombola di, in questo caso, di butano. Andiamo a fare questo unboxing, andiamo ad aprire in maniera quanto più selvaggia possibile e andiamo a vedere un pochino che cosa c'è dentro. Io questa qua, obbligato dal freddo dei mesi invernali, l'ho acquistata al Bricomart, che qui in Spagna è l'equivalente della catena Bricomen. Vediamo un po' com'è imballata. C'è questo polistirolo nella parte superiore, che mettiamo da una parte, e il resto della stufa, che comunque è molto leggera, si tira su con una mano. Figuratevi che sta qua nel suo cellophane. Qua dentro resta il libretto di istruzioni per chi ne avesse realmente bisogno e un paio di pezzi di polistirolo. Ora recupero il libretto di istruzioni, andiamo a vedere in cosa consiste. Ve lo faccio vedere così in maniera volante. Telefono servizio assistenza. Qua ci sono alcuni numeri utili. E qua ci sono le manuali di istruzione, sicuramente dirà di non utilizzarlo in un posto chiuso, praticamente lo utilizzo in mezzo a un campo da calcio, di areali locali prima e dopo l'utilizzo, cioè non so a che serve quindi, dirà di non utilizzarlo quando si va a dormire la notte, perché può essere comunque un rischio. Ora andiamo a vedere com'è fatta. Una forma squadrata, sembra il classico oggetto. Ve lo avvicino un po' così si vede meglio. Sembra il classico oggetto dell'era sovietica. È composto da tre elementi di calore, ognuno dei quali fornisce X kilowatt di calore. Mi pare che in totale siano 4,2 kilowatt intesi come produttività di calore. Quindi fate 4,2 diviso 3 e avrete il valore di ogni uno di questi elementi. Qua sotto c'è la fiammella pilota, che è la fiammetta pilota che non si deve spegnere mai, perché se no insomma inizia a perdere gas. E ovviamente si usa senza metterci nulla di sopra. Qua dietro c'è l'alloggiamento per la bombola di butano. Qua dietro viene con tutto quanto l'impiantino, priva di tubo e di connettore per la bombola. Una nota vi faccio, anzi sarà meglio che ve la vado a prendere così la vedete. Datemi un secondo di pazienza, prendo un secondo di pazienza e vi faccio vedere. Ok, forse sono passati anche 2 secondi. Vi faccio vedere una cosa importante. Qui in Spagna le bombole di gas hanno questo tipo di connessione, quindi la connessione italiana non trova applicazione. Se vi doveste trovare con le vostre bombole piccole di campeggio, come queste ad esempio, vedete? Considerate che magari potreste avere dei problemi a riempire o a collegare o a fare insomma qualsiasi cosa con impianti di qua. Quindi valutate quando andate in un altro paese, che non è l'Italia, ciò che concerne le connessioni degli impianti di gas, butano, propano, eccetera. Bene, che altro possiamo dire di questa stufetta? Giusto ora sto notando che nella parte posteriore
I piedini hanno anche un sistema di blocco per quello che vale. Questi piedini poi col tempo si rompono molto molto facilmente perché la bombola contiene 15 litri di gas, più il peso del metallo di cui è composta, magari arriveremo a 20 kg, e quindi la struttura che è molto debole e altrettanto i piedini, le rotelline tendono a rompersi. Se si rompono, sappiate che per pochi euro trovate tutti i ricambi da Bricomart o Bricoman che sia, o nelle catene Leroy Merlin, in ogni posto trovate queste rotelline. Io in un'altra stufa che ho praticamente uguale identica, ne ho messe 6 di rotelline. Nasce con 4, ma è sufficiente fare un paio di fori qua sotto, e ovviamente la portata della stufa, insieme alla sua stabilità, ha qualche giovamento, più la portata in realtà. Che altro possiamo dire? Questa lamina, questa pancia qui è stata avvitata internamente per ovvie ragioni di trasporto, ma ovviamente nel momento in cui si va a riporre al suo interno la bombola, quella deve essere smontata e rivolta verso la parte esterna, seguendo il profilo panciuto del cilindro della bombola. Là dentro vedete la parte zincata, lucida, che è semplicemente una protezione per il calore, e qua dentro sempre si intravede quello che sono le caratteristiche. Vediamo, vedete, questa è importante, è la ficha tecnica, ovvero il libretto tecnico, che indica il modello, il tipo di gas butano, GPL butano, tre potenze selezionabili. Vediamo se posso leggere un pochino le potenze come le indica. 4100 watt, mi pare, e non arrivo a leggere bene. Aspettate un attimo, devo mettermi in una posizione di luce, vi lascio senza video. 4100 watt, 2800 watt e 1500 watt. Quindi saranno 1500, 2800, 4100. Ok? Consumo calorico nominale sono 290, 298 grammi ogni ora al massimo. Ora non capisco se è al massimo del risparmio o al massimo utilizzando i tre elementi. Tipo di accensione piezoelettrica, capacità di riscaldamento fino a 50 metri cubi, autonomia fino a 60 ore, fabbricato in Cina, importato da Mercagas, che è per l'appunto quello che era il nome sulla scatola di cartone. E niente, queste sono tutte cinesi, quindi comunque sono prodotti omologati, che così come quelle che vengono marcate come produzione italiana, poi là bisogna vedere se la produzione cosa intendono. Oramai si fanno tante frodi di commercio che uno non sa realmente cos'è il Made in Italy, cos'è il Made in Cina. Ci sono anche in Cina linee di produzione buone, medie e pessime, quindi oramai insomma hanno delocalizzato tutto. Bene ragazzi, in ogni caso io adesso non devo fare altro che andare ad apporre la valvola, il cappuccio di connessione della bombola, che qui non ho, ce l'ho su un altro apparato, su un altro fornello, ce l'ho su un fornello e lo devo smontare, quindi lo andrò a mettere qui. Vi faccio soltanto una nota, vi faccio soltanto un appunto. Fate caso, se avete dei tubi vecchi di gas, alla scadenza del tubo. I tubi di gas hanno una scadenza, quindi se lo comprate nuovo, fate caso che questa scadenza, che è stampata su tutta la lunghezza del tubo, sia ovviamente successiva alla data del vostro acquisto, perlomeno 3-4 anni dal momento dell'acquisto.
Io vi dico che per altri dei fornelli o dei tubi che scadevano nel 2011 sono ancora buoni, ma perché sono stati custoditi sempre, non sono mai stati al sole, eccetera, i tubi si seccano e seccandosi i tubi del gas si spaccano, perdono e insomma una perdita di gas non è mai una cosa allegra. Bene. Con questo penso di aver detto tutto. Ecco, il prezzo non ve l'ho detto, mi pare, io l'ho pagata a 49 euro questa stufa. 49 euro e basta, senza il cappuccione di connessione. Ok, in ogni caso, se avete qualsiasi domanda da farmi, fatela, io non farò il timido, vi risponderò. E iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. E state in campana, semplicemente perché usciranno altri video e ci troveremo a parlare dei prodotti che disgraziatamente mi tocca comprare. Qui è un'emorragia continua, spese ogni giorno e anche di una certa consistenza. Bene, vi saluto e alla prossima. Ciao!